Radio Incontro Magazine. Chiunque non esiste è il secondo romanzo di Daniele Pulita. Oggi con me c'è Riccardo Marini, che è il suo producer, ma poi ci spiegherà bene di cosa si occupa, e naturalmente l'autore Daniele Pulita, che saluto. Benvenuti a Radio Incontro. Grazie mille Stefania, grazie, è un onore essere qui. Daniele Pulita, Chiunque non esiste, e Riccardo Marini. Ciao Riccardo. Ciao, salve a tutti. Cominciamo a parlare naturalmente di Daniele e del suo Chiunque non esiste. Io vado un attimino fuori dagli schemi, perché vorrei sapere da Daniele che cosa significa in realtà Chiunque non esiste. Allora, il Chiunque è metaforicamente indirizzato al lettore. Questo perché il mio libro nasce principalmente con lo scopo di sensibilizzare il lettore, quindi la persona qualunque, la persona esterna alla vita degli altri, verso tematiche, diciamo, molto delicate e molto importanti, che si basano principalmente sull'empatia, sull'andare oltre, diciamo, oltre le apparenze, quindi in modo che il chiunque, diciamo, il chiunque non esista più, e che ci sia molto più ascolto e meno superficialità da parte delle persone, insomma, ecco, nell'ascolto. Daniele, tu sei al secondo romanzo, in realtà è il terzo libro questo? Questo è il mio secondo libro, diciamo, la mia seconda pubblicazione, ed è il frutto di un percorso di questi ultimi 5 anni, ed è anche il frutto di un'unione di 2 racconti, perché non è un solo racconto, ma sono 2 racconti capovolti, speculari l'uno con l'altro, avvenuti in 2 archi temporali diversi, che si uniscono nel mezzo, nel significato principale. Come si dice sempre, la verità sta nel mezzo, e questo libro è la dimostrazione, insomma, ecco. Mi racconti la tua storia, come nasci tu come autore? Allora, io come autore nasco nel lontano, diciamo, 2016, quando ho deciso di romanzare Memorie di un disertore, la mia prima pubblicazione, che narrava le vicende del mio trisnonno, quindi era un romanzo storico ai tempi dell'Unità d'Italia, e con questa occasione mi sono cimentato nella scrittura a piccoli passi, anche in maniera molto acerba, ma ben guidata. E, terminato questo, mi sono voluto, diciamo, reinventare, perché la passione c'era ed era fortissima, e avevo la necessità di reinventarmi, di migliorare, quindi ho iniziato a stendere giù la seconda parte del libro, che si chiama Accompagnami, e da lì, capendone le potenzialità del racconto, l'ho evoluta ancora di più creandone la prima, che è Chiunque non esiste. Daniele, volevo chiederti che cos'è per te la scrittura? Allora, la scrittura per me principalmente è uno sfogo tanto quanto potrebbe essere, non so, anche la palestra per qualcuno, perché è il momento in cui tu tiri fuori anche la tensione del giorno, cerchi di rilassarti un pochino, la mente si apre e mandi fuori tutto quanto. È una passione che tramite la concentrazione che ci serve, però mi dà la libertà di muovermi nello spazio nella maniera che voglio, ed è una cosa che io voglio assolutamente continuare nell'arco della mia vita. Bellissimo. È leggermente autobiografico questo libro? Sì, assolutamente sì. Questo libro è leggermente, diciamo, come percentuale, diciamo, è al 60% autobiografico, perché comunque ho raccolto delle piccole pillole. Io, come sai, faccio il cameriere, ho il locale, l'attività di famiglia, e infatti il libro racconta proprio le vicende di un cameriere che tramite il suo lavoro viene a contatto con delle esperienze, con delle situazioni che gli permettono di affrontare tematiche molto importanti. Quindi sicuramente, diciamo, se non fosse stato autobiografico non sarei riuscito a
tirare fuori i contenuti di questo calibro, quindi assolutamente sì, autobiografico, c'è buona parte di me nel racconto. Possiamo dire e vogliamo dire il nome dell'attività, della tua attività? Sì, sì, assolutamente sì, va bene. Il ristorante è la Trattoria Peppe Scappa di Piedilupo, alla Forca di Arrone. Ecco, che è meravigliosa in tutti i sensi, meravigliosa come ambiente, come scenario, ma meravigliosa anche sotto l'aspetto culinario e anche per il servizio. Grazie. Quindi questo era d'obbligo dirlo. Daniele, chiunque non esiste, noi siamo curiosi, penso anche gli ascoltatori sono curiosi di andare a cercare il libro, poi ci direte come le modalità per averlo, per acquistarlo. Invece volevo chiedere a Riccardo, che è l'editore. Riccardo, cos'è Kate Creative Studio? Certo, Kate Creative Studio, o semplicemente Kate, è un'associazione culturale nata a Roma tra il 2015 e il 2016. Si è mossa principalmente come etichetta discografica per promuovere gli artisti e i talenti emergenti, ma negli ultimi anni si è anche mossa in altri rami della cultura, e quest'anno con la prima esperienza editoriale in ambito letterario abbiamo voluto appunto spostarci anche di territorio. Abbiamo aperto una sede in Umbria proprio in corrispondenza del nostro quinto anno, il nostro quinto anniversario, che è coinciso anche con la data di pubblicazione di Chiunque non esiste. E adesso stiamo cercando di lanciarci appunto anche come casa editrice, e quindi di allargare un po' quelle che sono tutte le nostre attività nell'area della cultura, del turismo e, perché no, dello spettacolo dal vivo. Ecco, la scelta dell'editoria perché? L'editoria mi ha sempre affascinato, sia me che gli altri miei soci. Diciamo che costituisce una forma d'arte che, seppur vecchia, in questi mesi di pandemia comunque è stata lentamente riscoperta. Il fascino della copia cartacea, il fascino comunque di una lettura lenta e ragionata è sempre qualcosa che non tramonta mai. Noi abbiamo deciso di investire nella letteratura, di investire negli autori emergenti, in particolare in questo romanzo che ha segnato un po' quello che potrebbe essere l'inizio di un percorso, l'inizio di una ricerca letteraria che vorremmo andare a svolgere proprio qui in Valnerina e nel Ternano. Ecco, proprio la ricerca di talenti emergenti. Proprio perché questa scelta di questo romanzo, Chiunque non esiste? Noi, come ho già annunciato, siamo un'associazione culturale, quindi le tematiche sociali ci stanno particolarmente a cuore. Questo romanzo le affronta, affronta ovviamente sia da un senso artistico che da un senso puramente sociale, in maniera magistrale. Si parla di vita, di morte, di amore, si parla con delicatezza, con intimità e con una forte sensibilità. Anche nella nostra produzione musicale noi abbiamo sempre ricercato questi elementi, e con l'opera di Daniele Pulita secondo noi abbiamo fatto centro anche con la nostra prima esperienza letteraria. Bene, complimenti. Progetti per il futuro letterari? Stiamo facendo un po' di scouting, stiamo già ricevendo delle proposte, ma sicuramente continueremo a lavorare con Daniele, che ha già nel cassetto un sequel di entrambi i suoi due romanzi, sia di Memoria di un disertore che di Chiunque non esiste. Stiamo vedendo quale strada intraprendere, perché sono entrambe scelte molto, molto curiose e sicuramente degne di interesse. Riccardo, qual è il tuo ruolo nell'associazione? Sono stato tra i soci fondatori e naturalmente anche promotore della neonata attività editoriale, e soprattutto del trasferimento, o meglio dell'apertura, della sede operativa qui in Umbria, ad Arrone. E spero di poter mantenere una posizione di coordinamento a livello regionale, sia per le attività editoriali o quantomeno per quelle discografiche, in collaborazione con la mia socia Valeria Guidi. Kate Creative Studio e Chiunque non esiste, Daniele Pulita e Riccardo Marini. Io vi ringrazio, non so se volete aggiungere qualche altra cosa. Sicuramente dobbiamo aggiungere gli indirizzi social sia dell'associazione sia di Daniele, per avere più informazioni riguardo al libro e anche dove cercare e trovare il libro. Daniele? Sì, per quanto riguarda i punti social, ecco, ovviamente il più diretto è quello di GRR Management, dove Riccardo ovviamente potrà dare contatti diretti su chiunque lo vorrà in prevendita, ovviamente. E per quanto riguarda i punti vendita locali, è disponibile a Piedilupo presso il Baraonda, il locale del Baraonda,
è disponibile ad Arrone presso la bottega del Salumificio Cassetta e l'erboristeria Oti della Salute di Arrone, e ovviamente è disponibile attualmente anche presso il mio locale, dove ci sono io che posso venderlo direttamente per chiunque interessato. Stiamo lavorando per sentire altri punti vendita che arriveranno a breve, e sarà nostra premura comunicarli uno per uno appena riusciremo ad averne di più. Ecco, ricordiamo il tuo locale, trattoria Peppe Scappa la Forca di Arrone, anche lì si può trovare il libro, quindi magari persone vengono a cena o a pranzo. Esattamente, sia questo nuovo che anche quello vecchio, infatti. Sì. Ecco, anche l'altro, il precedente. Riccardo, vuoi aggiungere qualcosa agli indirizzi social? Sì, volevo ricordare che presto il romanzo Chiunque non esiste sarà anche disponibile in versione ebook sui maggiori marketplace come Google Play, Amazon, Apple Books. E, al riguardo volevo anche specificare che nel caso non fosse disponibile una copia fisica nella zona di residenza, è possibile comunque farne richiesta per la spedizione all'indirizzo info@grmanagement.it. Riccardo Marini per l'associazione Kate Creative Studio e Daniele Pulita per presentare Chiunque non esiste, il suo nuovo libro qui a Radio Incontro. Oggi con me io vi ringrazio e naturalmente vi auguro una buona estate, ma noi ci risentiremo per le prossime cose. Che ne dite? Molto volentieri. Sì, molto volentieri, grazie. Buona estate, in bocca al lupo, viva il lupo, mi raccomando. Assolutamente sì, viva il lupo, grazie Stefania. Grazie a voi, ciao Riccardo, ciao Daniele. Grazie, grazie mille. Grazie. Radio Incontro Magazine.